Abbiamo appena terminato la prima riunione della cabina di regia dell'ordinanza che riguarda il contenimento del coronavirus nelle Marche. È un incontro utile per stabilire una serie di punti che spiegano in maniera più chiara i contenuti dell'ordinanza. Una circolare che domattina sarà disponibile a tutti, faciliterà la vita di amministrazioni, enti locali e soggetti che hanno a che fare con i punti di divieto dell'ordinanza. C'è stata una buona partecipazione da parte delle prefetture, dei comuni e della regione del GORES come organo di competenza scientifica e quindi faremo questa azione una cosa utile a tutti quanti. Dobbiamo aggiornare purtroppo anche il bollettino dei contagiati perché altre due persone sono risultate positive. Verrà fatta la seconda verifica che giustamente dovrà confermare questi dati. In questo momento, in attesa della verifica, sono quindi tre le persone che risultano positive nella nostra regione.